Però minchia, prima c'era un autovelox e poi c'erano 50 e poi adesso c'è questa Seat Leon. Che rottura di coglioni. Mi sa che siamo arrivati, tra l'altro. Non fermarti, ho visto troppa gente. Dai, vai, vai, tira dritto, vai, tira dritto, vai, tira dritto. Abbastanza divertenti, dai. Sì, sì, beh, è meglio che la statale piena di autovelox, quello senza dubbio. Salve. Guarda qua. Qua adesso finalmente ci sono delle montagne piene di nuvole. Ah, sì. Occhio, brutto, brutto. Anche qua. Asfalto brutto. Occhio, buche, buche. Qua è saltata in aria la strada. Mancano 4,9 chilometri. Oh, 28. Un po' fresco qua, Semaforo. Semaforo rosso. Wow. Siamo qua un anno e mezzo adesso. Ci sono anche i minuti. La tua GoPro è ancora accesa? Sì. Batteria quanta? Poco. Salve. Bello. Ma cosa faccio, la spengo? Moments later. Abbiamo fatto una sosta molto lamentosa. Oh raga, fa schifo sta strada. Cioè fa schifo proprio tutto. Fa caldo. Sono autovelox. Non c'è un cazzo. Sono solo alberi. E io devo viaggiare con lei e tutta questa carica di ottimismo. Cioè dai, mettiamoci in moto, se non arriviamo più. Anche perché dobbiamo fare tutto a 50 all'ora praticamente. More moments later. Sei pronta per ripartire? Per forza. Se vogliamo arrivare all'albergo, qualche modo dobbiamo fare. No. Dai che è anche sceso il limite a 50. Che belle nuvole nere. Guarda Alessi. Wow. Ma ti sembrano nere, ma non sono nere. Lascia passare questi che già li ho visti arrivare. Sono mai più veloce. Io vado alla mia andatura. Adesso mi sento meglio. Per cosa? Non lo so, mi sono tolta sotto il casco. Sento più aria nella testa. Sì, mai che arriva più ossigeno al cervello. Può essere. Quindi dici che non sono nere, ma è un effetto della visiera? Beh, sicuramente un pochino sì. Ma la GoPro la devo accendere? Sì. Ah, non l'ho accesa. Ah, Dio. Ok, è accesa.
Adesso vieni qua che le sincronizziamo. Sono qua. Aspettare macchine. Oh, nelle foreste di conifere. Un po' di fresco. Manca 1,3 km in teoria. Poi ci sarebbe un po' di branzato con la polenta. Alle 3:30 del pomeriggio. Vabbè. Ci è nato poi molto più morti. Vai, però minchia, prima c'era un autovelox e poi c'erano 50 e poi adesso c'è questa Seat Leon. Che rottura di coglioni. Mi sa che siamo arrivati, tra l'altro. Non fermarti, ho visto troppa gente. Dai, vai, tira dritto. Cioè, in realtà dice 550 metri. Lago del Cerreto. Sì, ma Cerreto è roba di Napoli. C'era una mia compagna che era di Cerreto Sannita. Mi sa che noi dobbiamo andare di là, però... Dove? Occhio. Magari c'è una persona. È che devo schiacciare continuo sul navigatore. Mi fermerò qui, visto che è stralarga. Sì, fermati. Ventas. Ok, la prossima trappa è tra 86 km. Wow! Ma è giusto la sta strada? Ok, meno male, perché qua fare l'inversione era un po' più complicato, È giusta, è giusta. Salve! Salve a tutti. Cioè, ma la prossima tappa cosa sarebbe? La Betone? Mi sa di sì, Comunque neanche dire, c'è un posto panoramico per fare una foto. Niente. No. Però vabbè, adesso almeno abbiamo delle montagne. Ho capito, ma ci sono tutti gli alberi insieme ad un tubo. E vabbè, vai da giù, fa cagare. Comunque, mia discolpa, cioè mi dovrebbe arrivare il ciclo oggi, anzi dovrebbe arrivarmi ieri in ritardo, quindi, cioè, scusa. Magari sei incinta. Guarda col cazzo. È di solito proprio con quello che... Vabbò. Ma senti dei sintomi o zero? Ah, sì, un pochino sì. Ah, ok. È che mia mamma vuole diventare nonna. Ma guarda, può anche aspettare qualche anno. Tutta la vita. Salve. Comunque che siamo abituati troppo bene dove abitiamo. Sì. Cioè, solo se guardo fuori dalla finestra del soggiorno c'è un paesaggio più bello. Ok. Sì. Beh, certo, quando ti abitui alle cose belle e poi tornare indietro se può mica. Così. Sì. Cioè, fuori piedi? Ma fuori piedi? Ma seriamente? Cioè, sta bloccando il traffico e in più c'è fuori i piedi. Ma cos'era sto odore di formaggella? Wow. Un tocca sana per la sicurezza. Sì, infatti. Ma poi per avere fuori piedi così come cacchio sei messo? Su dietro, sdraiato. Cioè, sdraiato veramente? Per forza, sennò come fai? Figa, sei l'uomo snodabile. Ho capito, ma... Cioè, ma come fai? Ma non ti viene da vomitare? A quanto pare no. O quanto pare non ancora. Oddio. Comunque il problema è che adesso il navigatore... Non segna più la strada di blu, ma è tutta bianca, quindi non capisco più da che parte bisogna andare. Ecco, ci mancava. Si sarà perso. No, è che a volte lo fa, tipo Maps bugga. Allora ci andiamo a spingere? È
che non è, cioè va forte sul dritto, poi non è capace a fare le curve. Allora, noi non ce la facciamo proprio a superarli? No, anzi, sai cosa? Noi ci accostiamo a sistemare il navigatore. Ah. Dai, dai che manca poco. 36 km, siamo in cima all'altro passo, dai. Torna in sella, dai che andiamo. Dai che adesso inizia le curve. Dai.